così questa prima domanda. Il mio compito è quello di orientarvi, ispirare un po' quando affrontarvi verso la fine della giornata. E, a me piace raccontare storie. E, questa sera vorrei leggervi la storia del grandissimo giocatore a cui questa manifestazione è dedicata. Allora, come spesso capita all'inizio di tutte le storie, quello che accade è completamente inaspettato. Infatti, inizia così. C'era una volta, in un lontano campo di calcio a est. Sì, perché il basket in questo racconto all'inizio non c'è. Davide si innamora di grandi reti, di campi verdi, di avversari da dribblare su lunghe distanze e di palloni dominati con la punta dei piedi. La sua squadra è il Rai San Marco, ma già da giovanissimo è il carattere forte e determinato, lo spingono a compiere i grandi salti, sostenendo un pochino più di lui. Di lui, il giornalista Luca Masotti, dell'Unità, scrive: amava il pallone, gonfiare le reti, triplare le persone. Si dice che quei piedi si sapeva fare, aveva chiuso il senso della posizione. Però, con il tempo è chiaro che Davide non è destinato a finire su una lunga linea. Il suo talento è nato e basta. Qualcuno è venuto al mondo per giocare negli stadi, ma lì invece è destinato a far spazzire curve e palazzetti. E così il Blatini dei Canestri, come detto già dal citato di Ramazzotti, a 13-14 anni inizia a giocare a pallacanestro. Nelle giovani del basso finestre, guidate dall'allora Petrocchi a Cenato. Davide, ragazzo solare degli allenamenti, scontrando i suoi compagni, passava loro la parte in faccia perché loro non capivano i suoi passaggi. Faceva cose che rappresentavano il suo talento già dal primo giorno, ci raccontò in un emozionante intervista Andrea Mazzoni, il suo primo allenatore. L'esempio più classico che faccio, dice sempre Andrea, è questo. Per noi, questo è un secondo. Se noi fossimo una zanzara, un secondo sarebbe questo. Ugualmente, un atleta molto forte riesce a spezzare i secondi di 10 palle. Per il campione un secondo è un punto per te o per me. Per un atleta che non è così talentuoso, un secondo è un attimo di ansia, di fretta. Per un campione come Davide, un secondo è il secondo di decidere che cosa fare. Quel solo il giocatore che tira a parte in faccia ai compagni e che appena adolescente la padronanza del tempo e dello spazio di grandi campioni dopo un anno è adesso. E poi nel 1989-90 viene dato il prestito alla Calcio Verona per la disputa della sua prima stagione seria nel campionato europeo, al fianco del Grazia del Pacis e Sistemi. A 16 anni è a Caserta, dove insieme sposi Lorenzo la sua ala professiva, ma solo nella stagione successiva entra definitivamente in Serie A. Il primo punto è stato in casa contro la Roma Potenza. Il primo punto si trasferta con la scavola di Pesaro. E poi nel primo stagione di Serie ora la due realizza 14 punti, 2 punti in media e 33 presenze, con ben 22 punti in 3 partite. Nonostante fosse predestinato ad essere bruciato in tappe, non ha mai avuto atteggiamento di superiorità, anche se era ben coscio di essere al di sopra di lui. Dice di cui il suo compagno di squadra della Tazzara. A febbraio 1995 arriva la prima convocazione nazionale.
particolare, scientificamente rosso, ma con una grande visione di gioco e una classifica libera. Il ricordo da lui è che era un momento, anche se era ancora un ragazzo, faceva tutto con una grande serietà, con un grande impegno, e c'era la voglia di farsi accettare per com'era, sia come giocatore che come persona, diciamo per persino. Stava cercando di usare il suo talento per favorire i suoi istinti. Capiva quanto potesse dentro, quanto bisognava fare un tiro, un bello pallone. Stava cercando di capire come accettare il talento, come usarlo per non farlo evaporare. Arrivano poi la chiamata di Pistoia e poi la Roma. Indossa la maglia della nazionale per 18 volte, realizzata in Italia 102 punti. Stata la presenza degli europei in Spagna, solo a causa di un incremento al rischio, ma quando Davide si sente, beh, è unico. Davide era un giocatore contro ritmo, diciamo di Stefano Pezzoni, un giocatore che era sempre tenuto un posto rispetto agli altri, e questo gli permette di essere talmente presente in campo, talmente immediato nelle sue soluzioni interpretative del gioco, che lo faceva essere totalmente immancabile. Essere talentuoso significa vivere costantemente e intensamente il proprio presente, e avere una forte personalità che ti permette di sorridere a tutto e allo stesso tempo di essere vero in tutto quello che fai. A Pistoia ci arriva e a Roma ci arriva fortemente desiderato dalla società. Alla scuola toscana arriva il suggerimento di Claudio Pippa e lì incontra il coach Cuioso, con il quale crea il telegramma magico e termine di questa persona tra un mente severo e un discepolo che lo stima e lo rispetta. Nel 96 lo sia per firmare che il pallone si propone al progetto Giorgio Corbelli, che lo vuole a tutti i costi per affermare se sono qui, che però tra altre cose poi lo qui andare in Grecia. Di lui mi ha colpito il suo essere ironico, autoironico, racconta Stefano Michelini, allora la giornata sassa. La capacità di drammatizzare il mondo della palestra, di poter portare in campo questo suo modo di giocare, un modo di disinteressato, spartito, spesso trasformato. Non aveva paura di giocare contro nessuno, lo faceva con il suo, con una palestra che oggi purtroppo non vediamo più. Quello che mi è rimasto impresso era la sua capacità di giocare anche 5 ruoli della palestra, da pianeta a guardia, dalla piscina, dalla porta al centro, andare a canestro, andare a fare insomma tutto quello che serviva alla squadra, giocando anche 5 gol di testa, proprio per questa sua leggerezza di affrontare il gioco. È giusto ricordare questa meraviglia, ovvero la sua capacità di vivere la palla a canestro a 360 gradi. A Roma non viene solo amato. L'impatto con il pubblico è enorme. Non sono solo considerati i numeri snocciolati di campo, è proprio il suo modo di essere, la sua passione, che si tramite in ogni passo e in ogni gesto, come ad esempio quello del tuo cuore. Sono queste le cose che fanno appassionare tutti i tifosi della mia. E sarà altrettanto amato dai tifosi pistoiesi, qualche anno prima, nel tempo. Com'è possibile non farsi trascinare la passione di quel giocatore? Talmente dedito al basket e alle sue indicazioni del suo coach, si sottoponeva a sedute di allenamenti extra a qualsiasi ora del giorno, che poi in campo però volava. Come non sentire vicino al cuore quel gigante, perché a ogni canestro, o errore ovviamente, cercava lo sguardo di curioso per leggere un messaggio di informazione o di rimprovero nei suoi confronti. Il suo talento, il coraggio di campo, la grinta, la capacità di realizzare tiri complessi e tenersi oltre l'arco dei tre punti sono una gioia da vivere. Con lui il Pistoia entra tra i top di campionato e conquista per la prima volta nella sua storia un accesso alla Coppa Coraggio. Gli altaci volti della città impazziscono, finalmente gli orizzonti territoriali si allargano. La squadra può respirare,
organizzare una competizione internazionale. In quell'anno Olimpia non solo, curiosi di Spinpa, Lippio, Paolo, Thomas e Dario, un gruppo determinante che aveva portato risultati da lei pensati. La presenza in quarti di finale dei Rock, un girone di andata senza una sola sconfitta in casa e lo sconfinamento dal territorio nazionale. Chi non avrebbe fatto cuore? Il fatto cuore, sì. A proposito di questo stato d'animo, ovvero dell'esaltazione di tanti anni e giorni, resta nella storia la partita del 18 novembre 1995 giocata in casa a Pistoia contro la Roma. Alla fine di 4 tempi di accesa competizione, proprio sullo scalere dell'ultimo quarto, Davide piazza la palla nella finale. La partita finisce. Il Pistoia vince sulla squadra di Torino. Davide sparata nel calcio e con un balzo salta sulla ballerina che inizia il campo nelle spalle per andare a festeggiare con i tifosi visibili. È un titolo di abbracci, di gioia, di fronti che incontrano altre fronti, di patti sulle spalle, in campo e fuori. Quell'attimo è diventato un momento eterno. Davide, a braccia aperte, sospeso sulle punte tra il campo e la gratitudine esultante di tutte quelle persone che dietro le quinte sugli spalti avevano contribuito e sostenuto per la vittoria. Vedete, io credo che questo sport sia perché una manciata di secondi può cambiare un'intera partita e in quei momenti la resistenza di grande si trattiene di grande, il cuore parte all'impazzata di grande tremo e se da non riuscire a contenere le basi che accompagnano i momenti che sono l'annuncio di un trionfo. Tutti noi abbiamo bisogno di quella tentazione, della bellezza, della condivisione all'interno di tutti. Un tipo che è unico sul campo e intorno al campo, oppure anche davanti alla gente, di quella meraviglia unica che perde a questo sport, che va oltre la logica del marketing e oltre ogni avversità del tempo. Io penso che vi capiate se siete qui oggi. Fabio Tranquillo, che Davide l'ha conosciuto e l'ha raccontato per mischieri, dice: sono abbastanza sicuro che se avessimo fatto l'una al Pantano e l'altra al Ragioniere, avremmo comunque parlato di Pantanestro lo stesso giorno, ovvero 24 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana, per 365 giorni l'anno, perché al Pantanestro gli piaceva, gli veniva naturale, era il suo modo di esprimere. Stesso video. È da me scopo. Non c'è anche famiglia, non assomiglia a nessuno. È un giocatore. E uso il presente come caso. Unico. Ecco, io credo che anche se negli anni molti di noi sono diventati bancari o ragionieri, siamo qui perché nella direzione, della passione, del bisogno di condividere e parlare per ore con l'amore profondo, del bisogno di superare i nostri limiti, dentro di noi, li abbiamo detto. È per questo che se penso ad altri, io lo vedo così, lo voglio vedere sempre così, nella potenza e nella gioia di pervalso. Perché chiama il pensamento in questo sport e ricordarsi ogni giorno che quel salto può essere e deve essere anche il suo. Il mio e il nostro, di noi tutti. Grazie, ciao.